Buongiorno e benvenuti alla nostra passeggiata di lunedì 14 settembre 2020. Iniziamo con le vostre bellissime domande, psicodomande. E risalire alle cause della propria insicurezza. Allora, siamo davvero sicuri che sia necessario risalire alle cause per uscire dalla propria insicurezza? Questa è la controdomanda. Era la mia controdomanda che serve per ristabilire un po' l'equilibrio, perché la gente è davvero convinta che si debba cercare di capire perché le persone abbiano paura di una certa cosa. Facciamo un esempio, perché ho paura dei cani? Risalire magari al primo trauma, quando un cane mi ha inseguito da bambino e mi ha morso. Facciamo un esempio molto banale, molto lineare. A volte le persone sono completamente consapevoli del perché hanno ad esempio paura dei cani, tuttavia conoscere la derivazione lezio-patogenesi, come dicono i miei colleghi intelligenti, spesso non risolve il problema, ma anzi la ricerca di una causa primigena, l'essenza del mio problema, spesso diventa il problema stesso. Comunque la soluzione è andare da un buon psicoterapeuta che ti aiuti sia in questa ricerca che nella sua soluzione, ovviamente. E probabilmente hai sentito tante volte, seguendo Psinel, il nostro cervello è una specie di macchina che simula significati, o meglio, è una macchina che va alla ricerca continuativa di significati. Quando trova un significato fa: ah, che bello, ho trovato il senso a questa cosa. Pertanto evita di fare da sola questa operazione, cioè evita da sola di cercare di comprendere le cause della tua insicurezza, perché il tuo cervello, non appena capirà qualcosa, anche se questa cosa non è affatto vera, dirà: oh, che bello, ho capito. Il punto è che nel momento in cui tu pensi di aver capito, il tuo cervello inizia a seguire quella cosa. Se pensi di essere stata picchiata da bambina, ti convincerai che quella sia la causa di tutti i tuoi mali. Pertanto, per evitare tutti questi problemi, vai in psicoterapia. Ci metti meno tempo e eviti di cadere in questo circolo vizioso. Esistono dei modi per imparare come imparare qualcosa nel migliore dei modi? Cioè, tu intendi delle tecniche per imparare, per apprendere? Sì, esistono. Metodi di studio, tecniche di memorizzazione, eccetera. Questa domanda, che sembra così banale, non è banale per niente, visto che noi impariamo per tutta la vita. Ho fatto di recente una puntata dedicata a come ho strutturato il mio metodo di studio senza avere un metodo di studio quando mi sono laureato all'università. E tuttavia, e questo è un modo per capire come strutturare la tua, come creare il tuo metodo di apprendimento. E però, se vuoi conoscere dei metodi di apprendimento esistenti, esistono. Se scrivi su Psinel mnemotecniche, trovi alcuni di questi metodi, e se vai sul sito o comunque sul profilo del mio amico Manuel Mauri, trovi dei corsi approfonditi per imparare a memorizzare, leggere, trattenere le informazioni, eccetera eccetera. È una cosa molto importante, in realtà. 29, è una donna di 42, ci piacciamo, ma per differenza di età per forza non andrà bene? E chi l'ha detto? Allora, più siamo piccoli, più siamo piccoli di età e più sentiamo le differenze di età. Un 14enne che si innamora di una che ha 10 anni è molto molto strano. O un decenne, vabbè sì, forse il decenne che si innamora di una 14enne è già un po' diverso, però capisci che cosa intendo. Via via che cresciamo, queste differenze si appiattiscono e la vera differenza sta nei valori che le persone coltivano. È chiaro che tu a 30 anni hai ancora una certa età nella quale devi strutturarti come persona, tra virgolette. Uno dice: ma no, non è vero, a 30 anni, non diciamo cazzate, oggi 30 anni sono i 20 anni di una volta. Anch'io quando avevo 30 anni era come se avessi 20 anni negli anni 70, per intenderci. Per cui la differenza è un po' questa, ma se vi piacete, se state bene insieme, io non vedo niente di male nel prosecuzione della vostra storia. Per cui evita di farti seghe mentali e vivi la tua relazione. Ti dico di non farti le seghe mentali, intendo di non pensare troppo a questa cosa, di non dare troppo peso alle persone che magari ti fanno notare che le loro compagne hanno più o meno la loro età, eccetera eccetera, perché in realtà non sappiamo che cosa accadrà tra qui ai prossimi 10 anni, non sappiamo cosa accadrà alle nostre vite, non possiamo prevedere. Ah, ma no, poi chissà, poi sai che tra 20 anni lei avrà 60 anni e tu ne avrai appena... No, è inutile farsi tutte queste problematiche qua. Viviamo le cose che accadono qui e ora.
cercando di essere consapevoli di ciò che ci accade e vivendo ciò che è arrivato. Insomma, se è un amore anche con questa differenza di età. Tutte le cazzate psicologiche che cerchi una mamma, no un papà, lasciale a noi psicologi. Le semi accademiche, no, adesso qua mi costringete a fare il figo, a dire che avevo una media altissima, no, alta, molto alta, 28 e qualcosa. E sono arrivato con la tesi, sono arrivato, ovviamente sapete, no, che io ho fatto il vecchio ordinamento, quindi ho fatto solo 25 o 26 esami in 5 anni. E questi esami ho preso tipo la media, ho avuto la media del 20, sono arrivato con 105 alla tesi, alla discussione della tesi, e poi ho preso 110 lode. Scherzo, non voglio fare il figo, è capitato ragazzi, con impegno, ma è capitato. Meglio questa storia del capitato, che sembra un falso buonismo, non è un falso, o un falso finta umiltà. È capitato significa che se tu vai all'università senza troppe aspettative, come è successo a me, prendi 30, poi prendi un altro 30, prendi un altro 30, ti ritrovi che hai capito, tanti voti alti. Quando arrivi a discutere la tesi, ti aspetti in un qualche modo di prendere un voto alto. A quel punto arrivi alla fine che dici, oh, ho preso tanti voti alti, provo a mantenere questa media alta. Ma non era il mio intento partire a dire, mi laureerò solo prendendo 110 lode. Assolutamente no. Il mio intento era finire l'università. Una gran bella domanda. Occorre differenza di età tra terapeuta e chi la riceve? Per quanto mi riguarda, no, perché ho fatto il terapeuta quando ero molto molto giovane, anche rispetto ai miei pazienti. Però, tuttavia, qualche volta sì. Ricordiamo che la psicoterapia è un lavoro tecnico, per cui devi imparare a fare delle cose con degli strumenti che impari. Non è il semplice ascoltare una persona, non è il semplice dare consigli dall'alto della propria esperienza di vita. È ovvio che se l'esperienza di vita è più grande, più vasta, più approfondita, questi strumenti si declinano al meglio nella terapia. Tuttavia, se il terapeuta è preparato, può aiutarti anche se ha 27 anni, come è successo a me quando ho iniziato a fare il terapeuta, quando ho iniziato a vedere i miei primi pazienti da solo, in privato. Pertanto, l'esperienza conta, ma se non c'è di base lo strumento. E a volte il terapeuta giovane funziona ancora meglio di quell'anziano, perché quell'anziano dopo un po' si pensa che l'esperienza conti più della tecnica, invece non è vero, perché la tecnica è molto molto importante. Se siete appassionati di queste tematiche, vi consiglio di guardare il profilo del mio amico e collega Flavio Cannistra, che parla spesso di queste tematiche e del fatto che molte volte noi abbiamo l'idea che l'esperienza di un terapeuta, quindi anche la sua età, sia indicativa della sua efficacia, ma non è così. Che a volte noi terapeuti ci sediamo sugli allori, pensiamo di aver capito tutto, pensiamo di non aver più bisogno di aggiornamento, pensiamo di non dover fare quella pratica deliberata all'interno dello studio del terapeuta, cioè cercare di migliorarci di volta in volta. Per cui molte volte il terapeuta giovane è più grintoso nei confronti di queste cose, nei confronti delle tecniche, delle metodologie, eccetera, eccetera. Per cui andate a vedere il profilo di Flavio. Ma cosa ne pensi del troppo utilizzo della psicologia nel marketing? Io penso che il marketing sia essenzialmente psicologia, pertanto cosa ne pensi del marketing utilizzato troppo nel marketing? Ora mi spiego meglio. È un discorso lunghissimo, il discorso sulla manipolazione, sul fatto se sia corretto o meno utilizzare delle tecniche manipolative studiate a tavolino, magari anche con i contributi pubblici nei laboratori di psicologia per convincervi a cliccare su un prodotto. E quindi è un discorso lunghissimo se partiamo dal suo aspetto più importante, che è l'aspetto etico. Secondo Spinoza, l'etica arriva nel momento in cui sorge la possibilità. Cioè, quando sorge la possibilità, ad esempio, di clonare qualcosa, ci chiediamo se sia corretto utilizzare la clonazione. Precedentemente questo discorso non ha senso, quindi l'etica è accompagnata dalla possibilità, tra virgolette. Lo stesso discorso possiamo farlo per la manipolazione psicologica. È un po' intricata come cosa. Mi sono infilato in un ginepraio, me ne rendo conto, perché è davvero difficile la risposta a questa domanda. La domanda è: in un mercato libero dove le persone concorrono per all'interno delle leggi del mercato, della domanda e dell'offerta, attraverso la comunicazione dei propri beni e servizi, quanto è corretto utilizzare delle tecniche di psicologia?
La vera domanda è davvero possibile non utilizzarle? È davvero possibile che una comunicazione che ti debba portare all'acquisto di qualche cosa non sia in un qualche modo manipolativa? È possibile non manipolare? La mia risposta è no. Non è la mia risposta, è la risposta in realtà è l'estremizzazione di un assioma della comunicazione di Palo Alto che ti dice che è impossibile non comunicare. Che tu strilli al mercato dicendo frutta fresca o che tu stia in silenzio, stai comunque comunicando qualcosa alle persone che passano lì davanti e sono soggetti. E come per ogni dilemma etico è fare in modo che la popolazione sia il più informata possibile, quindi educazione, in questo caso psicoeducazione, come ho raccontato nella presentazione del libro insieme a Riccardo sabato sera. Uno dei libri più famosi di persuasione è stato scritto da uno psicologo, da un accademico di psicologia, Robert Cialdini, che aveva come intento principale quello di difendere il consumatore, le leve della persuasione, chiamiamole come vogliamo. La cosa divertente è che la maggior parte della gente che era in sala, anzi il 100%, non sapeva di chi stessi parlando, ma se io vado in un gruppo di marketer, di persone che vendono, tutti conoscono a memoria tutte le leve della persuasione. Pertanto dobbiamo creare della psicoeducazione sul marketing e questo ci aiuterà sicuramente, perché se non sai, non scegli, non capisci, eccetera eccetera. Secoli fa Gorgia D'Alentini, che secoli, tre millenni fa Gorgia D'Alentini fonda le prime scuole di retorica a livello giuridico. Cerca di difendere le persone, i poveri che volevano difendere i propri appezzamenti di terra nella Roma antica. Roma o Grecia antica? Sto per dire una cazzata, non mi ricordo, mi correggerete voi. E in quel credo Grecia, e diventa uno dei primi retori più conosciuti in assoluto. Tuttavia le sue tecniche poi verranno utilizzate per i successivi millenni da imperatori, da demagoghi e da personaggi che vorranno manipolare il popolo. Gli stessi avvocati, tra virgolette, si chiudono all'interno di lobby e utilizzano dei termini astrusi anche per non far capire alle persone di che cosa stanno parlando. Vedete, sempre una cosa buona che viene utilizzata per il male. Per come non fare le domande, no? Ansia da inizio scuola per i genitori. Albero verde messo a bordo strada. Erba che cresce sui campi. Dato per l'ennesima volta le policy sulle domande, perché non è un modo per dire dovete fare come dico io, è il modo migliore per dare, per me, per capire le vostre domande, che devono essere specifiche ma non ad persona. Non puoi dirmi mia zia mi tratta male, cosa devo fare, perché io tua zia non la conosco e non conosco neanche te. Però non puoi neanche dirmi il dolore nel mondo, perché io qua in un minuto non ti posso parlare del dolore del mondo. Quindi l'ansia dei genitori a portare i bambini a scuola, non ti so rispondere. Primo, perché non ho bambini da portare a scuola, e secondo perché nuovamente chi ti conosce, come la provi tu l'ansia? Sei ansioso oppure ti viene soltanto in questi casi? Non ti so rispondere, purtroppo, e così perdiamo tempo entrambi. Però questa non è una perdita di tempo, imparate a fare meglio le domande, c'è tutto nella policy. L'ansia si mantiene attraverso il tentativo di controllare l'incontrollabile. Porto i miei figli a scuola e non so che cosa può accadere. Smetti di controllare e già farai un enorme passo in avanti. Smettere di controllare non significa non chiedere ai maestri eccetera come sta andando tuo figlio, ma smettere di controllare significa smettere di stare lì magari a guardare il cellulare nell'attesa che ti arrivi un messaggio fatidico, o pensare chissà cosa sta facendo mio figlio, perché non lo puoi prevedere. Pertanto cerca di impegnarti nelle cose che devi fare durante la giornata, e ogni volta che ti arriva in mente il controllo, notalo, mettilo da parte. E se senti di soffrire di ansia, chiamo un mio collega, oppure guarda nei link in bio, c'è un corso che si chiama Dall'ansia alla serenità. Ma dopo che ti ho trattato così, non credo proprio che acquisterai il mio prodotto. Mi accorgo che la mia famiglia è radicata su leggi di vita obsolete. Come farli ragionare? Non puoi farli ragionare. Mi dispiace. Ho detto 7 miliardi di volte e credo di avertelo già detto proprio a te, caro amico mio. Non possiamo cambiare i nostri familiari,
Più sono strette le relazioni, più è difficile cambiare chi abbiamo accanto. L'unico modo, l'unica cosa che possiamo avere, scusate ma ci sono delle mosche pazzesche, l'unica cosa che possiamo davvero fare è mostrare loro la nostra vita sulla base di quei valori, ma senza dire guarda che bravo che sono, io seguo il valore della conoscenza e studio tutti i giorni. No, studia davanti a loro. Guarda che bravo che sono, io vado a correre tutti i giorni. No, vai a correre, fargli vedere che dimagrisci, fargli vedere che è un fisico migliore del loro, fargli vedere che la tua pelle è più liscia, più morbida perché mangi meglio, ma non dirgli mangia meglio, non dirgli vai a correre, non dirgli studia. Dai tu il buon esempio, ma sappi che sarà terribilmente difficile. Dai il buon esempio, fallo per te e per le persone che hanno voglia di ascoltarti, ma evita di pensare di poter cambiare la tua famiglia. Una domanda in ordine cronologico, ma è interessante, perché la meditazione non sempre funziona? È come andare in... perché le persone che vanno in palestra non tutte diventano in forma e belle? Perché tua frase ci sono un sacco di cose, perché non sempre funziona. Funziona perché cosa? La meditazione è un esercizio per allenare la tua consapevolezza. Se intendi che aumenta o diminuisce la tua consapevolezza, funziona al 100%. Però non per tutti alla stessa velocità e non tutti i tipi di meditazione allo stesso modo. Pertanto bisogna soltanto cercare e trovare il metodo di meditazione più appropriato e contemporaneamente allenarsi, perché tu potresti avere la palestra più figa del mondo, ma se poi non ci vai non raccogli alcun risultato. Pertanto l'aspetto più importante della meditazione è farla, metterla in pratica. E che dire, perché non funziona, potrebbe non funzionare quando non la fai, quando fai quella sbagliata, quando hai dei problemi, ma sappi che anche quando hai dei problemi, se hai una buona guida, la meditazione funziona. Come dire, vera risposta a questa domanda è questa: la meditazione non sempre funziona perché la meditazione non ha un obiettivo, non ha uno scopo. Quando tu inizi a meditare non lo fai per... se tu inizi a meditare per ridurre l'ansia non ce la fai. Se tu inizi a meditare perché vuoi essere saggio come un buddista sul monte nella caverna nascosta dell'oracolo, non ce la fai. Devi meditare con l'intento di diventare più consapevole. Se funziona significa diventare più consapevole, funziona sempre. Se invece l'intento è autocurarsi, come abbiamo detto nella puntata 344, potrebbe non funzionare perché il suo obiettivo è non avere obiettivi. Durante la meditazione si è interrotti, è consigliabile ricominciare, ad esempio nel body scan. Quando ti dimentichi, cioè quando magari stai facendo il body scan, sei arrivato, non so, all'altezza del ginocchio, vieni distratto a tal punto da dimenticarti dove eri, e quindi ti dimentichi che eri all'altezza del ginocchio, a quel punto ricominci. Ma se ti ricordi dove eri, anche se, faccio un esempio, sono lì che sto meditando, arrivo all'altezza del ginocchio, magari un po' più sopra, arrivo all'altezza della pelvi, no? Nel body scan dal basso verso l'alto, e a un certo punto, e sto quasi finendo l'ultimo giro di body scan, e a un certo punto suona Amazon, ok? Allora io vado, apro, vado giù a prendere il pacco, mi faccio le scale anche perché amo fare le scale in salita, 4 piani di scale, arrivo col fiatone, mi siedo e riparto da lì, ok? Se me lo ricordo. Ma non è che lo tengo a mente, dico devo tenere a mente che ero lì, mi risiedo, mi rimetto nella mia posizione per meditare nel mio luogo e spontaneamente mi torna in mente che ero arrivato lì. Se non torna in mente, ricomincio, magari non da capo, magari mi ricordo che ero all'ultimo giro di body scan e riparto da lì. Vedi, le distrazioni per quanto riguarda l'intelligenza emotiva può influenzare positivamente l'apprendimento? Sicuramente sì, perché se tu sei agitata o troppo emozionata o triste quando impari anche quello. La memoria sta... le emozioni non sono una parte piccola della nostra mente che dobbiamo imparare a mettere da parte perché non ci servono, perché dobbiamo dominarle, eccetera. No, noi siamo immersi nella emozione. Anche in questo momento tu mi guardi e anche se non te ne rendi conto c'è un piccolo tono emotivo dentro di te, e la qualità delle tue emozioni, la tua capacità di gestirle determina il tuo pensiero, perché il tuo pensiero è una caccolina in mezzo a un mare di emozioni. Per cui è chiaro che come ti senti influenzi come funziona il tuo ragionamento, la tua razionalità, mettiamoci le virgolette. Tutto questo lo spiego benissimo nel corso Emotional Freedom, che trovi tra i link in bio.
Mi avete fatto un sacco di tante altre domande, però per oggi abbiamo finito, ho risposto a più di 10 domande, più del solito. E come al solito vi ricordo che per avere risposta continuate, insistete con la vostra domanda, mettetela presto all'interno del badge. Presto cosa significa? Presto significa il badge esce la domenica pomeriggio e il martedì pomeriggio verso le 3:30 più o meno. Chi prima arriva meglio alloggia. E seguite la policy delle domande, in altre parole cercate di postare delle domande che siano specifiche ma non ad personam, cioè che non chiedano qualcosa su di voi perché io non vi conosco. Inoltre, prima di chiedere una domanda, una risposta, andate a vedere su Psinel se ho già trattato quell'argomento e magari ascoltando la puntata poi potrete fare una domanda ancora migliore, ancora più approfondita. Ecco, detto questo, ho ancora due robette da dirvi. Ringraziare Riccardo Dalferro per la bellissima puntata, per la bellissima cogitata, soprattutto per aver organizzato questa presentazione del libro. Ringrazio tutte le persone che erano alla presentazione del libro. Ho visto che c'erano delle domande sulla presentazione del libro, ma non sono riuscito a raggiungerle, per cui grazie di cuore a tutte le persone che erano lì per la presentazione in questo periodo particolare dove non è così semplice aggregarci, trovarci, stare insieme. Inoltre voglio dire a tutte le persone che sono qui, che non conoscono magari il mio lavoro, che appunto ho scritto un libro. Forse uno dei metodi migliori per approfondire ciò che sto dicendo in questo momento è proprio andare e dare un'occhiata, facci caso, ve lo metto qua in swipe up. E come al solito ragazzi, ci vediamo per la passeggiata mercoledì e poi per la passeggiata di mercoledì e mercoledì pomeriggio facciamo anche la live con Carlo Balestrieri e poi vi informo.